Ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale, io sono Grace, proseguiamo oggi la nostra avventura con il gioco di Fallout 4 e siamo precisamente al 61esimo episodio. Dunque, dalla missione precedente ci sono state affidate queste altre due missioni, Ricordi interrotti e Bingo UB 360. Quindi io direi, andiamo avanti e facciamo Ricordi interrotti, vediamo la mappa che dobbiamo andare dalla dottoressa dove eravamo già andati in precedenza, se non erro. Allora, dov'è che è l'indicatore? Eccolo qua. Ah, Good Neighbor. Ok. Ok, siamo arrivati a Good Neighbor. Allora, procediamo. Sicuro in posto dove stare? Allora, vediamo un po'. E raggiungiamo qua l'antro della memoria. Ok, vediamo, dovrebbe essere giù. Sì, infatti è sempre sotto la dottoressa. La strada è di qua. Ok, vediamo questa volta cosa ci dice. Dottoressa Amari. Sei il contatto di cui parlava H222? Pensavo che in vita tua avessi già subito abbastanza tragedie. Invece, il paziente sta riposando. Volevi salutarlo? Te lo sconsiglio. Ormai non ricorda più nulla della sua vita precedente. Non ricordo niente. Sono scrupolosa. La sua nuova vita ha avuto inizio nei pressi di Roxbury. Ora è tutto quello che sa. Non importa cosa gli dirai. Sappi che è impossibile invertire il processo. Ha perso per sempre qualsiasi ricordo di te. Non ho avuto modo di salutarlo. Ha parlato molto di te prima che gli somministrassi l'anestetico. Mi dispiace che tu non abbia potuto salutarlo. Allora, qual è il piano per portarlo via? Non può stare qui, non è un problema tuo, ammazzerò tutti, via originaria. Useremo il percorso originale. Non ci sono alternative. Sarebbe questo il piano. Speravo in qualcosa di più prudente. Beh, come preferisci. Vai al Malden Metro Center ed elimina tutti i Gen 1 che trovi, capito? Dal primo all'ultimo. Lascio H222 e il suo futuro nelle tue mani. Appena sarà lontano, dimentica questa conversazione. Lui non è mai stato qui. Prima di uscire, prendi l'olonastro sul tavolo. È un messaggio personale, solo per te. Allora, qua prendiamo tutto innanzitutto, che è roba che ci viene utile. Meno male che quando arriviamo qua c'è un bordello di roba da raccattare. Allora, mi ha parlato di un olonastro, vediamo un po' se lo troviamo. Chi sei? Non avvicinarti. Io l'olonastro non lo vedo. Abbiamo già preso precedentemente. Può essere. Amare. Fai attenzione alle radiazioni. Il mare splendente non lascia scampo a chi non è preparato. Sì, ma l'olonastro dov'è che è? Io non lo vedo. Boh. Il tavolo di sopra, vediamo un po'. Allora, vediamo innanzitutto dati. Elimina i Gen 1, mappa. Dobbiamo andare esattamente qua. Ok, vabbè, l'olonastro si vede che è sparito. Chi sei? Non avvicinarti. Vediamo se magari lo vediamo sul tavolo qua. Andiamo a Felice bruciare. di rivederti, tesoro. Spero
che le cose vadano meglio. Eccolo qua. La dottoressa mi ha permesso di dirti addio. Ho deciso di sottopormi all'operazione. So che perderò tutti i miei ricordi. Non devi dispiacerti per me. Io ho gli incubi. E questo mondo, l'URS, le persecuzioni. Non ce la faccio. Tutti dicono che iniziando una nuova vita sarò al sicuro. So che sarò più felice. Peccato che così scorderò il vecchio Stockton. Hi Rise. E anche te. Mi guardo indietro. Vedo solo paura. Angoscia. Ma mi mancheranno i miei nuovi amici. Ci siamo, H2. Ok, abbiamo ascoltato anche il nastro. Sì. Allora, vediamo un po'. Innanzitutto, armi. Vediamo con cosa partire attrezzati. Allora, possiamo iniziare con la nostra pistolina. E poi successivamente aumentare un po' il calibro se la missione è un po' più... diciamo un po' più difficile. Ok, allora vediamo la mappa e facciamo un bel viaggio rapido qua in zona, direi qua. Allora, mi sembra già un cattivone a cuore sintetico questo qua. Siamo qui per lo stesso motivo, alla faccia della nostra rigida organizzazione e cazzate simili. Tu hai ricevuto l'incarico da Good Neighbor, io dal rifugio Griswold. Ok. Come è potuto accadere? Griswold ha avuto problemi e ha chiesto al quartier generale di schierare l'artiglieria pesante. Anche la dottoressa si è trovata nella merda e il quartier generale ha dovuto pensare pure a lei. Così è iniziata la commedia. È il prezzo da pagare per la sicurezza. Non dirmi che credi a queste stronzate. Beh, visto che siamo qui, che ne dici di unire le forze per raddoppiare la dose di massacro? In effetti ero ansiosa di vederti in azione di persona. Dettagli sulla missione. Sai qualcosa sulla missione? È già tanto che mi abbiano detto dove andare. Quando vuoi. Allora scateniamo l'inferno. Andiamo strong. Ok, un'altra cosa ragazzi, adesso una volta che questa fazione qui termineranno le missioni, andremo a intercambiare strong molto probabilmente con il paladino d'acciaio, che volevo provare a portarmelo dietro, anche perché presuppongo che anche quello lì sia un bel po' cazzuto, sappia fare per bene il suo lavoro, quindi successivamente utilizzeremo magari lui. Adesso vediamo un po' le missioni come verranno svolte. Cartuccio, bottiglia molotov. Vediamo un po' cos'è che hanno sti qua di interessante, anche se ho i miei dubbi che possano avere. Quindi qua c'è pieno di quegli esseri lì, come si chiamano? Consiglio di non attuare azioni ostili. Dei sintetici, ok. Così si fa. C'è la diffusione, porta. La porta è sbarrata dall'altro lato. Ok, noi perchiusiamo per bene tutto. Tacco, c'è la diffusione. Hathaway.
Allora, braccio, cartuccio, fucile, pompa, perfetto. Sì, indicativamente sono quelle che utilizziamo per la maggiore. A meno che non utilizziamo questa pistolina qua. Allora, munizioni, poi, andiamo qua. Quindi questi sintetici presuppongo che siano arrivati qui e hanno fatto piazza pulita dei predoni. Salopette, direi di no. Ok, adesso abbiamo preso, sì. Altre cose da raccattare qua non ne vedo. Cibo per cani, vabbè, prendiamolo. Andiamo. Facciamo un bel salvo adesso. Gen 1, c'è qualcuno? mettiamoci al lavoro. Non potremmo solo, che so, cacciarli via. Allora, vediamo un po'. Qua fin quando si fanno fuori fra di loro, oh, per noi va bene, eh. Così si fa, però vado avanti solo io, eh. Beh, ci sta quella tipa lì, c'è il super mitragliatore cazzuto. Munizione, manganello no. Noi raccattiamo intanto che loro ammazzano. C'è l'effusione, però ci si... gamba d'asso sintetico no. C'è la diffusione. Dai, Strom, levati dai coglioni. Allora, vediamo un po', cambiamo arma. Possiamo usare questo qua. Hai commesso un grave errore. Ah, pure leggendario sto qua. No. Allora, gamba sinistra in cuoio, vediamo un po', c'è l'effusione, pistola anche no, questo non vale niente, quindi non lo prendiamo. C'è la diffusione, poi andiamo avanti. Vediamo un attimo. Vediamo un attimo, intanto. Allora. Peccato il sigarette lo prendiamo, accendiamo anche la luce. Qua c'è un altro morto penzolante, ma non ha nulla di che. Allora, questo vagone qui riusciamo a salire oppure no? No. Poi c'era sta porta qua media. Cibo in scatola per cane, raccattiamo tutto. Acqua sporca, perfetto. Terminare stoccaggio cibo. Vabbè, diamogli un'occhiata, ma... Aggiornamento inventario. Ok. Allora, proseguiamo. Abbiamo preso tutto, sì. Allora, mi dà un altro nemico sul lato di lì, però è dall'altra parte. Qua di munizioni non ne vedo. Allora, possiamo andare di qua, possiamo passare di lì attraverso il treno. Intanto, perché siamo qua al vagone.
Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Le forcine tagliare anche me. Oh, vediamo, Perfetto, 23 tappi aggiunti. La forcina, prendiamo. Qua nulla. Stecca di sigarette. Qua nulla. Qua era una trappola. Allora, vediamo qua. Tappo, c'è la diffusione. C'è la diffusione. C'è la diffusione. C'è la diffusione. Ok, poi munizioni. Niente. Allora, di qui arriviamo all'obiettivo della missione. Andiamo di perquisire qua la zona. Strong, levati. Andiamo un po' qua, se c'è quel tappo. Cartucce per fucile, stinta per prendiamo. Beh, sti sintetici hanno fatto proprio un bel macello, Perché hanno seccato un bordello di questi predoni. Ok, allora, possiamo passare di lì. Oppure possiamo perquisire quest'altro vagone. Vaso turchese, vaso in ceramica, no? Denaro prebellico. Forcina e pantaloni no. Allora, questa è l'altra zona, cioè l'altro pezzo, l'altro pezzo del vagone dall'altro lato. Quindi direi che possiamo scendere di qua, vediamo un po' cos'è successo. Qui c'è la fusione. Niente, andiamo qua. Un Fatman lo prendiamo. Un'altra valigetta da scassinare. Bene. Ok, gamba da pedone. Questo nulla. Adesso prendiamo, prendiamo, poi allora qua dentro niente di interessante. Allora prendiamo. Ok, allora ci manca questo. Se stai fermo magari riesco anche a beccarti, Allora, vediamo cos'è che aveva addosso. C'è la diffusione, qua niente. Qua niente, qua c'è un ascensore. Meno male che l'ho vista la mina questa volta, al contrario delle altre volte che ci esplode sempre in faccia. Munizioni le prendiamo. Cartucce per fucile. Ok, questa è la porta che eravamo arrivati prima. La scassino lo stesso, così mi dà qualche punticino in più per di esperienza, che non fa mai male, ragazzi. Allora, ho visto, e se non erro, ottimo, che per completare tutta la schermata delle abilità, questa, dovremmo arrivare al livello 200 di esperienza, proprio per sbloccare tutti i punti abilità, Noi adesso per adesso abbiamo 6 disponibili, che successivamente andremo a vedere un po' come piazzarli. Ok,
Andiamo. Allora. Denaro prebellico. Vediamo un po' di qua se c'è qualcos'altro di interessante. Ecco. Questo non l'avevo vista. Però l'ho sentita perché ci è esplosa addosso, quindi scatola di forcine raccattiamo, facciamo anche un bel salva. Ok, allora, bottiglia di vino, vabbè, possiamo raccattare. Altro di interessante non vedo. Una bottiglia di liquore, va bene. Allora, c'è una porta qua. Un cesso distrutto qua e basta. Quella stanzetta qui l'avevamo già perquisita. Questo è per attivare, mi sa, questi qua. Ok, mi dà dei nemici sotto. Sì, io per adesso però non ho ancora visto la strada per andare giù. L'abbiamo perquisito tutto, mi sembra, questo pezzo qua. Di qua non mi ricordo se erano passati. No, mi sa di no. Allora magari si scende di qua. Strong, ti devi levare dalle scatole. Quei poveri predoni sono stati sculacciati per bene. Tanto sangue. Allora, vediamo un po', Sembra essere il piace. Munizioni. Tutto il resto è fuffa, quindi niente. Allora, e anche di qua è chiusa la strada. Ci sarà un punto, no? Per scendere. C'è per salire. C'è un punto per salire che è qua. Che è dove siamo entrati noi. Ma noi dobbiamo trovare una discesa. Allora, vediamo un po'. Di qua no, perché è tutto chiuso. Quindi non possiamo andare da nessuna parte. Rilevati segnali ostili. Ah, con l'ascensore, è vero, me l'ero dimenticato. È vero, è vero, è vero. Con l'ascensore. Ok, gli altri saranno stati su, mi sa. Ok, anche questo qui l'abbiamo inchiappettato. Allora, vediamo cosa c'è di interessante. Libro non consegnato. Detergente prendiamolo, questo lo prendiamo, qua nulla, cella di fusione, manganello no, proseguiamo, allora, cella di fusione, nucleo di fusione, prendiamo tutto, c'è qui. Poi qua scassiniamo a difficoltà base, vediamo quante forcine riusciamo a rompere. Nessuna, perfetto. Testicolo, forchetto d'argento, martello no.
Poi lì c'è un nucleo di fusione per l'armatura atomica. Tirano. Allora, documentazione tecnica la prendiamo. Un bel salva. Allora, vediamo un po', di qua è chiuso. Perfetto. Quindi ci si propone una strada sola. Anche qui morti da più non posso. Munizioni, bottiglia Molotov o Molotov. Allora, vediamo un po'. Raci in cuoio, no. Munizioni, nulla di interessante, quindi proseguiamo. Qua sopra non c'è niente. Pistola artigianale no. Non sono ancora arrivati e già iniziano a sparare qui qua. Bene, pure leggendario questo qua. No, Strong, se ti giri non siamo soli, guarda. E adesso vengono gli altri. I predoni arrivano, Strong. Ok. Ecco, abbiamo finito le munizioni. Vediamo un po', eh. Abbiamo munizioni 45. Cartuccia. Andiamo 100. Portata 71. Mi hai rotto. Allora, c'è la diffusione, pistola no, coltello lo prendiamo, pesa poco e vale tanto, ok, poi c'è la diffusione, munizioni, niente d'altro interessante. Esatto, c'è la diffusione. Questo quasi quasi con 30, concentratore migliorato prenderei. Questo vale anche lui parecchio. Però sinceramente non mi andrei a pesantire inutilmente. Questo munizione compact. Vabbè, questo niente. Allora, vediamo un po'. Tran, fino adesso, guarda, quello che uccide, che ci ha sparato è quello là, eh. Qua nulla, di nascosto. Allora, innanzitutto utilizziamo un po' di provviste per andare a ristabilire la nostra energia. Avevamo anche degli spiedini di scoiattolo. Ok, poi andiamo a beccare quel rompicoglioni qua. Uno è andato. Dai, Strong. Oh, così che ti voglio. Munizioni, munizioni, vediamo un po', eh. Salopette no. Niente.
Poi vediamo questo cosa aveva addosso. Munizione, munizione. Niente. Mucchio di cenere. Quindi dovrebbe essere un freddone anche questo. È stato incenerito dai fucili laser dei sintetici. Allora, qua niente. Stacco munizioni. Nulla. Mina tappi, la raccattiamo. Allora, qua si può andare anche di lì. Poi c'è un bordello di cadaveri da perquisire. Qua si può andare su anche qui. È bello grossino sto posto, eh? E poi c'è anche tutto questo pezzo qua. Cartucce. Allora, qua abbiamo perquisiti i tipi, andiamo qua, c'è qualcosa di interessante, acqua sporca, scatola di tappi, 21, buono, poi qua, andiamo. No, finisce qui la strada. Qua quindi ci manca da andare su di là. Su quel pianerottolo di qui dobbiamo andare a controllare. Io non ci vedo nulla di interessante. Tranne altri cadaveri. Niente. Poi di lì siamo già andati, dobbiamo controllare qua sopra. Mattina in alluminio anche no. Allora, torretta l'abbiamo già. No, un'altra torretta, munizioni, prendiamole. Poi questo è l'altro posto dove potevamo salire, però non c'è nulla. Allora andiamo di qua. Arma carica. Ma noi non siamo venuti da di qua, perché sennò avremmo perquisito sto posto. 132, danno 33, no? La padina la prendiamo. E anche la bottiglietta. Vediamo sto ascensore dove ci porta. Ma la tipa non so che fine ha fatto. Sarà persa, non so. Ah, ok, siamo arrivati dalla parte dove era sbarrata la porta, dove eravamo inizialmente. Questo ascensore invece dove ci... No, non ci porta nessuna parte perché è rotto. Ok, quindi direi che la missione l'abbiamo conclusa. Andiamo qua, un'altra entrata. Ok, allora vediamo un po', la data di missione. Fa rapporto a Desdemona, quindi menu, facciamo un bel viaggio rapido qua, andiamo a beccare la tipa che è esattamente qua. Assicurati che nessuno ti segua quando vieni qui. La via di fuga è libera, H222 può andare. Lo so, Gloria ha già fatto rapporto su Malden. A volte la sicurezza operativa bisogna sudarsela. Comunque, la Amari ci informa che H222 è partito.
Bene. È andato tutto per il meglio. Per ora la crisi è superata. Prendi, te lo sei meritato. Ehi tu, non avevamo più notizie del rifugio Randolph? Ok, ricordi interrotti, l'abbiamo completata, perfetto. Vediamo un po'. Adesso prendiamo che poi casomai andiamo a rivendere o utilizzare. E anche tutta sta roba qua. Prendiamo tutto. Che serve di sicuro più a noi che andiamo in missione che a loro che stanno qua a non fare una beata minchia. No, non dovevi sederti comunque. Allora, vediamo un po' i dati missione. Allora, dobbiamo fare la scomparsa per quanto riguarda il detective, che è una missione, diciamo, secondaria. Bingo, che è l'altra missione, che dobbiamo rendere sicuro un altro avamposto. Ok, perfetto. Va bene amici, io direi che il nostro episodio termina qui. Spero che la nostra avventura vi stia piacendo e in tal caso se non siete iscritti al canale iscrivetevi, se vi è piaciuto il filmato lasciate un bel like. Vi ringrazio per avermi seguito, ci vediamo con il prossimo gameplay. Un saluto a tutti da GraceGamer78.